Il vostro candidato premier Luigi Di Maio si prepara a presentare la propria squadra di governo per fare cosa? Beh, la squadra di governo è la prima volta, forse nella storia repubblica, viene presentata integralmente prima delle votazioni, prima delle elezioni. Quindi è un'opera eccellente quella del nostro candidato premier, e la prossima settimana sarà indicata a tutti quanti la lista dei prossimi ministri, dei componenti del prossimo governo. Che segnale è? Cioè, metterete anche delle persone autorevoli che dovranno in qualche modo garantire? È un segnale importante per il Paese, e saranno tutte persone assolutamente autorevoli, preparate, competenti, che possano dare al governo dell'Italia un indirizzo che è necessario per ritirare l'Italia su. Soli contro tutti, contro il centrodestra, contro il centrosinistra, ma se il risultato poi fosse in bilico e determinasse una situazione di grave instabilità, sareste pronti a tendere la mano a qualcuno e a chi? Ma noi la mano l'abbiamo già tesa fin da adesso sul programma, sugli aspetti programmatici. Se ci sarà la convergenza, saremmo pronti ad accettare il voto favorevole di chiunque. L'importante è che quei punti del programma, quegli elementi necessari per riportare il nostro paese a misura di uomo siano condivisi. Ha fatto molto rumore la vicenda dei rimborsi, lei che idea se ne è fatta? Ma guardi, non si tratta di rimborsi, qui si tratta di denari che i parlamentari, i consiglieri regionali hanno volontariamente donato a un fondo per la microimpresa, quindi per lo sviluppo del paese. Parliamo di parlamentari? Parlamentari hanno donato 23 milioni di euro, e questi soldi sono andati a favore del microcredito, quindi appunto per lo sviluppo del paese. Qualcuno ha imbrogliato sui bonifici, però ha mostrato di averli fatti e poi non li ha fatti. Le mele marci ci sono dovunque. Il nostro candidato premier Luigi Di Maio ha espressamente detto che queste persone saranno mandate via, e quindi forse non è successo da nessun'altra parte un evento del genere. La posizione è stata presa, e poi devo dire che effettivamente si tratta di persone che non hanno adempiuto a un dovere morale, e per noi è molto importante l'aspetto morale etico. È uno dei principali aspetti, principi sui quali si fonda il Movimento 5 Stelle. I vostri detrattori mettono in dubbio la vostra capacità di governo. Lei è romano, c'è l'esperienza del sindaco Raggi a Roma, che è un'esperienza controversa. È vero o falsa allora questa cosa? No, assolutamente fuori luogo, perché sappiamo che i media si sono scagliati fin dall'inizio contro il sindaco Raggi. C'è stata una campagna assolutamente a lei contraria. Le cose sono state fatte, sono state avviate. Trovarsi un buco di 13 miliardi di euro non è poca cosa, e quindi l'avvio anche sotto il punto di vista legale, questo mi interessa particolarmente, di tutta una serie di iniziative, compreso il riportare appunto nella legalità le procedure di gara, è un aspetto fondamentale. Non da ultimo c'è stato espresso il parere favorevole da parte del presidente dell'ANAC, dal presidente Cantone, per le modalità con cui si stanno svolgendo le gare. Abbiamo chiesto un po' di tempo. Sì. Adesso lei mi deve spiegare le priorità del Movimento 5 Stelle, sì. I vostri provvedimenti prioritari. Priorità sono reddito di cittadinanza, sicurezza, abrogare quelle 400 leggi assolutamente inutili, anzi deleterie. Come avvocato a volte mi trovo a scontrarmi con delle norme che vanno a contrastare la normale regolamentazione di determinati aspetti della nostra società, e quindi poter eliminare queste norme assolutamente inutili è un aspetto fondamentale per questo governo. Reddito di cittadinanza?
Reddito di cittadinanza è importantissimo. Abbiamo individuato un minimo di reddito per ciascun cittadino e questo non sarà un obolo, ma dovrà essere... Sì o no, le coperture ci sono? Le coperture ci sono.